Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Terraria! Allora ragazzi, al primo colpo, sono qui che sto facendo la quest nuova per l'Angler, così da intanto vedere se finalmente riesco a completare il cellulare. Come vedete, avendo sconfitto il Lunatic Cultist, c'è la notte delle lanterne, e questa volta mi ha dato il Bottomless... No, aspettate, però forse me l'aveva già dato. Mi aveva dato quello dell'acqua o quello della lava? Non mi ricordo più, devo andare a controllare, ragazzi. Vabbè, sicuramente un ottimo oggetto, però mi sa che ce l'aveva già dato. Purtroppo l'Angler è abbastanza capriccioso quando si tratta di ricompense, quindi vediamo un attimo dove l'ho messo, innanzitutto. Perché qui non lo vedo. Forse l'avevo messo via in una chest? Non lo so. Ad ogni modo, ragazzi, quello che vorrei andare a fare oggi è iniziare ad affrontare uno dei quattro piloni che abbiamo visto essere comparsi sulla mappa la volta scorsa. Questi sono quattro piloni dedicati ad altrettante fasi lunari, perché appunto sono le quattro fasi che ci serviranno per arrivare allo scontro col Moonlord. E vorrei dedicare un video praticamente a ognuno di questi piloni. Sono abbastanza indeciso da quale iniziare, sono tutti e quattro abbastanza pericolosi, dato che di solito quando affrontavo questi eventi, poi l'arma che andavo ad utilizzare poi era la chain, la catena dell'evento solare, che è l'arma per il corpo a corpo, forse varrebbe la pena iniziare da questo. Ma adesso intanto vedo se riesco a capire dove ho messo il mio secchiello, perché mi sembra che me l'aveva già dato il secchiello dell'acqua infinita. Sono abbastanza in dubbio, ragazzi, forse mi ricordo male. Poi il mouse non mi aiuta. Eccolo qua, infatti. Ok, quindi niente, ce l'aveva già dato, purtroppo. Mi sembrava e purtroppo devo confermare questa cosa. E vabbè, pazienza, ragazzi, Non è mai un piacere avere a che fare con l'Angler, perché fa sempre di testa sua. Purtroppo replica molto spesso le ricompense e quindi l'oggetto che mi serviva per completare il cellulare ancora non me l'ha dato. Sto maledetto. Vabbè, pazienza. Allora ragazzi, intanto che vado verso il pilone solare, magari utilizzando il teletrasporto così facciamo prima, devo ammettere che nello scontro con il Lunatic Cultist sono stato tutto sommato molto fortunato, perché quando fa il cerchio di evocazione, quando compare con le sue due, diciamo, copie, soltanto uno dei tre è il vero Lunatic Cultist, si vede dal suo aspetto. E nello scontro sono stato molto fortunato, perché io ho sempre mirato a quello in alto sopra di me. Non è detto che sarebbe spawnato in quella posizione, quindi sono stato molto fortunato, perché se avessi tardato a colpire l'originale e se per sbaglio avessi colpito una delle copie, il cerchio di evocazione sarebbe andato a buon fine e quindi sarebbe riuscito a evocare il drago. Visto che ho sempre colpito quello giusto e non ho lasciato passare nemmeno un secondo praticamente, il drago non è mai stato evocato e quindi sono stato veramente molto fortunato, perché non ho avuto grossi grattacapi nello scontro. Quindi da questo punto di vista mi è andata molto bene. Non ci ho riprovato, anche perché fin tanto che adesso non sconfiggeremo il Moonlord, qui il Lunatic Cultist non sarà più evocabile. O forse non è proprio più evocabile, non mi ricordo più come funziona, essere onesti ragazzi. Però intanto andiamo per la nostra strada verso... Ecco, siamo arrivati nel bioma e qua ci sono già subito i vari mob che lo abitano. Sono molto aggressivi, ragazzi, e infatti se vedete non mi stanno lasciando stare queste creature, continuano a venirmi addosso. Sono veramente molto molto minacciose, anche se mi sono allontanato dal bioma, come vedete insistono nel volermi dar la caccia. E per poter distruggere il pilone io dovrò eliminare, mi pare 150 o 200, non mi ricordo esattamente la cifra, poi al limite andrò a controllare, ragazzi. Però dovrò eliminare un bel po' di quelle creature, perché soltanto una volta sconfitte quelle creature il pilone diventerà effettivamente vulnerabile. Ok, praticamente
vedete, adesso mi trovo nel bioma normale, tradizionale, ma in un'area di 250 blocchi, 200 blocchi attorno al pilone, si è creato sostanzialmente un microbioma speciale, dove all'interno spawneranno delle creature speciali di quel bioma e che sono strettamente collegate appunto al tipo di pilone. Ecco, vedete, c'è anche la barra come se fosse proprio una boss fight che ci indica quanto ci manca ad avere la vulnerabilità del pilone. Come vedete, sono purtroppo molto aggressive queste creature e quindi sarà un po' da faticare per riuscire ad avere la meglio. Per fortuna la barra è una barra che rimane attiva anche se moriamo, e quindi io adesso dovrò semplicemente ritornare laggiù e insistere nello scontro. L'unico modo, diciamo, per cui si possa resettare la barra è quello di uscire dalla partita, di abbandonare il mondo, e a quel punto lì tutto il danno che avremo fatto sarà resettato. Ma non è certo mia intenzione resettare la sfida, anzi la mia intenzione è di portarla a casa, anche se temo che dovrò metterci un po' di tentativi, perché come avete visto, soprattutto quell'enorme vermone volante è piuttosto pericoloso, ragazzi, quindi bisognerà darsi parecchio da fare. Allora, dovrei essere già addirittura d'arrivo. Ok, è cambiata la musica, ecco qua, piazziamo anche la nostra staffa. Il drago è terribilmente veloce, troppo veloce, è troppo veloce. Devo cercare di cambiare strategia con lui, perché è troppo veloce. Intanto la mia staffa fissa sta facendo danno, ma il danno che fa è piuttosto relativo, ragazzi. Ok, va bene, abbiamo capito che devo ingegnarmi un pochino meglio se voglio riuscire effettivamente a portare a casa la sfida. Ok ragazzi, già che ci sono, visto che li abbiamo tutti qui a portata, mi prendo anche un po' di bonus, così magari mi danno una mano ad affrontare questi mob. Tanto appunto non sono così lontano dal bioma, quindi in teoria basta che mi avvicino un po' qua. Qua dovrebbero già spawnare perché è cambiata già la musica. Quindi vediamo un po', provo ad avvicinarmi ancora un pochino, piano piano. Ok, ci siamo. No, il vermone no. Ecco, il vermone è l'unica creatura che mi fa paura di questo bioma. Quindi devo cercare di tenerlo alla larga, possibilmente. Anche perché adesso sinceramente non ricordo bene, ma mi pare che sia danneggiabile soltanto la sua coda, ma forse mi ricordo male, ragazzi. Effettivamente sono diversi anni che non affronto questi scontri, queste boss fight mascherate, e quindi potrei anche ricordarmi male come funzionano questi mob. Come vedete, sono quasi tutte creature che fanno, anzi, sono tutte creature che fanno danno corpo a corpo, quelle del bioma solare. Il Solar Pylon è quello appunto che ci dà le armi per il corpo a corpo, e quindi avremo a che fare con creature che fanno prevalentemente quel tipo di danno. Ora, qua sopra c'è un altro vermone che stranamente non mi viene a prendere, il che è molto molto comodo perché mi consente di farlo fuori in maniera un po' più tranquilla. Ok, stiamo andando avanti. Come vedete qua continuano ad arrivare. Io continuerò a fare con questa azione forse un po' codarda di andare un po' avanti e un po' indietro in modo da farne spawnare qualcuna di queste creature e poi mi ritraggo indietro per poterle affrontare. Onestamente è una mossa forse un po' codarda, ma è anche l'unico modo per riuscire a sconfiggere la grande quantità di nemici che ci si parerebbero davanti, perché, come vedete, ecco, mannaggia, non sono stato abbastanza veloce a scappare, sono fin troppo pericolose. E vabbè, ci vorrà dell'altra pazienza, ragazzi, per averla meglio. Stavo pensando, ragazzi, che mi conviene anche attivare la mia farm qua di produzione di cuori, perché comunque fa sempre comodo avere un piano B, un po' di backup per riuscire ad avere la meglio. Così, vedete, posso tornare quasi full vita
e posso in questo modo evitare di morire male tutte le sante volte. Ok, allora, mi sono preso i buff, la mia tigre l'ho evocata, evochiamo anche la nostra staffa fissa, magari un pochino più vicina al bioma, così magari mi dà un pochino più un aiuto, ok. E adesso cerchiamo di sopravvivere, magari usando anche i coltellini qua per recuperare un po' di vita. Questi purtroppo sono efficaci soltanto contro i veri mob, quindi è inutile spararli contro i loro attacchi. Vediamo di ritornare vicini, ok. Il problema di quando si raggiunge il bioma è che, come potete vedere ragazzi, mi iniziano a spawnare anche alle spalle sti maledetti. Quindi è un trappolone veramente terrificante. Ok, ce l'abbiamo fatta. Devo essere molto molto rapido. Allora, già che ci siamo, recuperiamo qualche cuore. Ok. È una strategia, lo so, un po' codarda, ragazzi, mi rendo conto, ma almeno per il primo pilone mi conviene fare così. E poi una volta che avremo effettivamente delle armi potenziate di questo pilone, magari gli altri li potrò affrontare in maniera un pochino più serena. A che punto siamo? Siamo lontanissimi dal risultato, come potete ben vedere. Aia, sto per morire. Devo fare un attimo un ripiegamento di sicurezza. Prendiamoci di nuovo un po' di cuori. Ok, già che ci sono prendo anche un po' di soldini, che schifo non fanno. E si torna alla carica, ragazzi. Avrei potuto spostare le statue cuore, mi rendo perfettamente conto, però è più il tempo che ci va a spostarle che non l'effettivo far dietro front per andare a recuperare i cuori là dietro, eh. Quindi preferisco lasciarle lì per il momento. Le sposterò magari quando saremo a dover affrontare uno degli altri piloni, ma per questo non ne vale la pena, ragazzi. Siamo lontanissimi dal risultato, quindi io direi che magari vi lascerò un'accelerazione di tutti questi, di tutto questo farming di mostri, e ci rivediamo quando effettivamente saremo prossimi ad avere la possibilità di affrontare il pilone. Tra l'altro, tutta questa strategia mi ha shottato. Accidenti. Comunque, dicevo, tutta questa strategia, ragazzi, serve per rendere il pilone accessibile, per renderlo vulnerabile, ma il problema sarà effettivamente nel momento in cui lo diventerà davvero, perché io dovrò andare vicino al pilone per danneggiarlo, ma durante quell'attacco che porterò al pilone, beh, i mob continueranno a spawnare, quindi non sarà per niente facile riuscire a danneggiare il pilone. Va bene, ci vediamo più tardi, ragazzi. Cerco di fare il più in fretta possibile a tirar giù tutti questi vari mob.
Ok ragazzi, ci siamo quasi. Come vedete abbiamo quasi fatto fuori la barra dell'armatura della nostra, del nostro pilone solare. Manca di eliminare gli ultimi mob. Io ho fatto un po' di prove andando proprio ad affrontare i mob nel loro bioma per vedere se riuscivo effettivamente a sopravvivere. E devo dire che si riesce tutto sommato a fare. Ora mi recupero un po' di cuori qui e poi andiamo ad affrontare effettivamente il pilone, andiamo a fare l'assalto finale, tanto appunto ormai dovrebbe essere vulnerabile, quindi vediamo subito ragazzi. Ok, forse devo ancora distruggere qualche mob, vediamo un attimino il pilone in che condizioni è. No, e vedete, lo scudo che lo proteggeva è caduto, quindi adesso si tratta semplicemente di insistere ad attaccarlo. Per fortuna attaccare il pilone, come vedete, mi dà comunque recupero la vita, però non basta. Non basta, però gli abbiamo fatto già un bel po' di danno e quindi un altro tentativo potrebbe magari essere sufficiente per avere la meglio, ragazzi. Adesso tornerò subito qua e ci riproviamo. Tra l'altro, in tutto questo, la nostra zoologa, vediamo un po' se ha dei nuovi oggetti, perché mano a mano che andiamo a svelare mob per il bestiario, la nostra zoologa aggiunge nuovi oggetti al suo inventario. Questa cosa forse non ve l'avevo ancora detta, però appunto mano a mano che andrete avanti nella vostra avventura e di conseguenza troverete nuovi mob, nuovi nemici da affrontare, ebbene la nostra zoologa, arrivati a determinati numeri nel bestiario, darà accesso a dei nuovi oggetti. Ad esempio qui, mi pare di aver visto prima, esatto, c'è questa Digging Mole Cart, piuttosto interessante, l'avevo vista nella wiki, che di fatto è un carrello da miniera che però scava. Quindi a condizione di avere con noi delle track, quindi a condizione di avere con noi delle rotaie, questo carrello andrà avanti a scavare nel terreno e a mettere giù le rotaie e quindi ci consentirà di andare a costruire direttamente delle ferrovie sotterranee molto molto comode. Allora, vediamo un po', già che ci siamo, il nostro Traveling Merchant se ci vende qualcosa di interessante. Ok, c'è un quadro, ma c'è anche un revolver. Già che ci sono lo prendo il revolver, prendo anche il quadro. E però diciamo che di queste cose adesso non me ne faccio un granché, dovrei andarle a mettere via nelle chest, ma voglio assolutamente portare a casa il pilone, quindi lasciamo stare, tanto non dovrebbero essere troppo ingombranti nell'inventario. E andiamo di nuovo laggiù ragazzi. Ok ragazzi, ci siamo. Mi prendo la mia staffa, stavolta la farò spawnare direttamente sopra al pilone, così che possa continuare a danneggiarla anche nel momento in cui io dovessi morire. Forse non la targhetta, accidenti. Vabbè, non è un problema, quindi dovrò fare io il danno al pilone. Va bene, basta saperlo ragazzi. Solo che devo anche cercare di sopravvivere nel mentre. Quindi vediamo di tornare un attimino indietro a recuperare un po' di cuori, perché mi sono fatto fare un po' troppo male per cercare di piazzare la staffa fissa. Ok, così va molto molto meglio, decisamente meglio. Ho anche ottenuto il banner di uno di questi mob, perché appunto anche questi sono mob che ci danno... ma sta perdendo la vita, quindi effettivamente la mia staffa dell'idra sta attaccando evidentemente il pilone, quindi forse non lo distruggerò nemmeno io. Ok, il pilone è caduto, mi sa... Eh sì, vabbè, non l'abbiamo neanche visto cadere purtroppo perché ero troppo lontano, però vedete, ci ha droppato questi frammenti. Questi frammenti ci servono per andare a creare degli oggetti specifici di questo bioma, tra cui appunto l'arma di cui vi parlavo, la Solar Eclipse, che è questa specie di catena che fa danno corpo a corpo e che è sempre stata l'arma che ho preferito nelle mie partite andare ad utilizzare tra quelle possibili dei vari biomi. Per poter craftare queste armi però ci serve appunto questo Ancient Manipulator che ci droppava il Lunatic Cultist e che abbiamo ottenuto quindi la volta scorsa.
Quindi, senza ulteriore indugio, ragazzi, io tornerei un attimo alla base. Metto qui in maniera del tutto provvisoria, se ce la faccio, il mio Ancient Manipulator. Magari togliamo un albero così lasciamo un po' di spazio. Ok. E adesso vedete che ci si è aperta tutta la possibilità di andare a craftare oggetti relativi a questo bioma. Allora, questo Solar Monolith sinceramente non mi ricordo a che cosa serva. Forse non serve assolutamente a niente, forse è solo una decorazione. Devo andare a controllare, ragazzi, perché non mi ricordo. Però quella che mi interessa, eccola qua, è la Solar Eruption. Fa un bel po' di danno corpo a corpo. Servono per craftarla, vediamo subito, 18 Solar Fragment. Io ne ho 61 e quindi la possiamo andare a fare senza problemi. Ora ho l'inventario pienissimo, quindi permettetemi di buttare via un attimo questa cosa. In realtà forse ce la faccio a craftarmi tutti gli oggetti. Vediamo un po'. Mi crafto anche il Daybreak. Ok. E me ne avanzo 25. Quindi riesco a fare anche questo Solar Monolith. Ok. Fantastico, ragazzi. A questo punto vediamo un attimo il Solar Monolith. Immagino si piazzi. Cosa fa? Ah, trasforma... Avete visto? Attivando il monolite abbiamo trasformato provvisoriamente il bioma dietro di noi, sostanzialmente. Quindi non so se questo farà spawnare i mob del bioma, non credo. Però interessante. Allora, facciamo un altro test. Andiamo a posarlo. Dove è finito? Non lo vedo più, ragazzi. Non mi dite che se lo rompo... Si rompe e basta. No, sicuramente sarà finito dentro la chest. E no. Ops. Quindi forse ho fatto un errore clamoroso. Andiamo a vedere, magari semplicemente non l'ho raccolto. Potrebbe anche essere. Certo che se si rompe in quel modo lì e non si riesce più a recuperare sarebbe un problema. Allora, vediamo un po'. Ah no, per fortuna semplicemente non l'avevo raccolto, ragazzi. Mamma mia che spavento. Ok, molto molto meglio. Allora, andiamo di nuovo di sopra, così lo posiamo e vediamo effettivamente l'effetto. Anzi, posiamolo un po' più lontano da casa. Qua c'è intanto un Pinky che vuole morire male. Allora, vediamo. Se io lo piazzo giù e lo attivo. Ok, cambia il bioma qua dietro. Vedete che è tornata alla fase solare o lunare. Però non mi sembra che questo faccia spawnare i mob del bioma. Quindi è proprio soltanto una cosa estetica. Va bene, comunque interessante. Vi faccio vedere le due armi che abbiamo ottenuto, il Daybreak e la Solar Eruption. Il Daybreak è di fatto una lancia, che però vedete esplode all'impatto. Fa anche un bel po' di danno, perché comunque 256 di danno corpo a corpo non è niente male, ragazzi. E poi abbiamo la nostra Solar Eruption, che ho avuto molta sfortuna nel crafting perché è uscita broken, quindi la dovrò andare a riforgiare. Però ve la faccio vedere un attimo. Vedete, è una spada, è uno spadone che di fatto in realtà è una catena, quindi ha un range molto molto lungo. Ma soprattutto è un range importante perché passa le pareti, il che la rende veramente micidiale in fase di esplorazione, perché ci consente di eliminare un sacco di mob senza avere il rischio di subire danno. Voilà. Bene, ragazzi, e quindi questo era il primo dei piloni, il Solar Pylon. E a questo punto, ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video, dove andremo ad affrontare un altro di questi piloni, un'altra di queste sfide, avendo però finalmente dell'equipaggiamento molto molto più interessante. Alla prossima, ciao ciao!